c'è più luce, per me non c'è più luce, per me non c'è più luce né colore. La gente sappia come di curare, la gente sappia come di curare. Ci ruto male se, ci ruto male se, ci ruto male se, chiama Taranta. Piano cangiati, e ho cercati di piano cangiati, ci è da può sentire, ci è da può sentire, ci è da può sentire lo mio dolore, e ci mi porta l'acqua per sanare, e ci mi porta l'acqua per sanare, ci è tu la grazia, ci è tu la grazia, ci è tu la grazia per guarire, un saggio c'è tanto da me tene, un saggio c'è tanto da me tene, ma non me la sa me, ma non me la sa me. Ci è tarata non abbandonare, ci è tarata non abbandonare, ci parli solo no, ci parli solo no, ci parli solo no, te vuoi curare, ci è tarata massa a parlare, ci è tarata massa a parlare, ci è malinconia, ci è malinconia, ci è malinconia, lascia la cuore. Pisolina c'è calanta, oriamo pisolina c'è calanta, capanta paie rumeni e rumeni pupanta, capanta paie rumeni e lonta, mo paie lonta, mo paie lonta, capanta paie rumeni e lonta. Rirolla la, rirolla la, rirolla la, rirolla la, la 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 le. Rirolla la, rirolla la, la la la, rirolla la, la la la, rirolla la, la la la, rirolla la, la.
vita mia fa di altro tra la vigna di dolori. E canta la padre, canta la vita mia fa di altro tra la vigna di dolori, come crescono i fiori. E canta la padre, canta la vita mia fa di altro, ma so vecchio la campagna. Vita mia fatiando, ma so che la campagna non ci posso uscire più. Ma se con la codola, lo cuore mio si è presa quando ti sono arrivata. Ma se con la codola, lo cuore mio si è presa quando ti sono arrivata la creatura c'ha la casa. Ma c'è tanta castella di Ayashire, che tutta terra dentro l'hai puntare, che tutta terra
Grazie, buonasera. Benvenute e benvenuti dal canzoniere grecanico salentino. Questa è Meridiana, il nostro ultimo album che dà anche il nome a questo spettacolo, e racconta un po' del nostro rapporto, la nostra relazione personale con il tempo, con il concetto di tempo. Questa ci è venuta un po' dal domandarci quello che noi facciamo abitualmente, cioè una musica tradizionale, una musica, una danza che ci arrivano dal passato, e capire che noi invece abbiamo in un certo senso l'ambizione e anche la certezza di farle per il presente. Noi pensiamo che questa musica abbia un'importanza adesso, e anche un po' la speranza che la scelta di quello che facciamo, questi brani, questo materiale, siano una proiezione verso un futuro migliore in cui far crescere le nuove generazioni. Quindi già solo facendo musica popolare, materiale tradizionale, noi stavamo giocando con tre dimensioni temporali in contemporanea: il passato, il presente e il futuro. E questa realizzazione ci ha dato un po' lo spunto, l'idea per andare a fondo, leggere e farci ispirare da tante cose. Uno dei concetti sicuramente più vicini a tutte e tutti noi quando parliamo di tempo, del nostro rapporto con tempo, sicuramente è quello della memoria. Perché senza memoria noi non siamo niente, la nostra identità è una costruzione, senza la memoria non ha alcun fondamento. E inoltre la memoria c'è fondamentale per la vita quotidiana, anche lo stesso atto semplice del camminare ci sarebbe impossibile se non ricordassimo i passi falsi che abbiamo fatto da bambini che ci facevano cadere a terra. Senza quel ricordo rifaremmo gli stessi errori e non riusciremmo a fare due passi in croce. Eppure si tende sempre di più a dimenticare, si dimenticano le cose futili, ma si dimenticano soprattutto quelle importanti, quelle che arrivano addirittura a rinnegare la nostra stessa natura di essere umani, che essere solidali, volersi abbracciare, andare l'uno verso l'altro. Noi siamo una razza che è sociale, che fa dello stare insieme la propria natura. Si rinnega questo, si dimentica, si parla di barriere, si divide il mondo in noi e gli altri, e ogni volta gli altri cambiano colore, cambiano età, provenienza, ma sempre una barriera quella che si va a costruire tra noi e gli altri. Quindi il prossimo brano, che è fatto in uno degli stili più diffusi in tutta Italia, è dedicato alla memoria. Stornello alla memoria. Fiori di tutti i fiori, fiori di canto, e tutte le male fatte non mi ricordo, non mi ricordo di ci. Gli sordi s'arrombati, lo stato affossa ma con gli sorrisi. Fiori di tutti i fiori, fiori di Bucci d'Oro, asilo de generazioni.
sciò cucchimo di auditamuri. Avete mangiato la Shebleston? Sì, è buona. Mazza, pochi di voi l'hanno mangiata però, eh? Vi è piaciuta? Avete provato quella dolce e piccante? Dolce, dolce. Noi siamo molto, molto felici di poter condividere questa festa insieme a voi. Io personalmente, perché sono molto legata a questo paese, a Zollino, perché è un paese bellissimo, fatto da una comunità meravigliosa. Infatti farei un applauso all'organizzazione di questa festa, agli stand, a chi sta lavorando per noi, lo stand delle birre, via la carne, sono bellissimi. E noi siamo molto felici perché quando, dopo il periodo di lunghe distanze, quello del canzoniere, ci siamo ritrovati, ci siamo riscoperti affezionati, tanto affezionati ad un brano. Noi siamo terribilmente consapevoli di vivere in un tempo pieno di discriminazioni, discriminazioni di genere, razziali, religiose, e noi crediamo che non sia più il tempo di restare in silenzio. Nel nostro piccolo pensiamo che la musica possa essere un buon seme per innestare dei buoni nuovi pensieri, delle buone nuove pratiche per diventare dei buoni esseri umani, e siamo felici di queste situazioni, in queste, da poter condividere in queste belle comunità, perché abbiamo modo di guardarci negli occhi e di capire che tipo di esseri umani vogliamo diventare. Quindi grazie di essere con noi questa sera, davvero con il cuore. Così abbiamo voglia, perché pensiamo che per noi sia importante condividere questo brano. Qualche anno fa il canzoniere Grecanico Salentino, insieme a Daniele Durante, ha musicato un'opera di Henry De Luca. E quest'opera è dedicata agli ultimi, a voi, con voi, solo andata. Siamo gli innumerevoli, raddoppia ogni casella di scacchiera, lastrichiamo di corpi il vostro mare per camminarci sopra. Non potete contarci, se contati aumentiamo, figli dell'orizzonte che ci rovescia a sacco. Nessuna polizia può farci prepotenza, più di quanto già siamo stati offesi. Faremo i seri, i figli che non fate, le nostre vite, i vostri libri di avventura. Portiamo Omero e Dante, il cieco e il pellegrino. L'odore che perdeste, l'uguaglianza che avete sottomesso. Arriveremo a milioni di passi, noi siamo i piedi e vi reggiamo il peso, spariamo neve, pettiniamo prati, battiamo tappeti, raccogliamo il pomodoro e l'insulto. Noi siamo i piedi e conosciamo il suolo passo a passo. Noi siamo il rosso e il nero della terra, un oltremare di sandali sfondati, i polli nella polvere, un
uno di noi a nome di tutti ha detto non mi sbarazzerete di me. Va bene, muoio ma in tre giorni resuscito e ritorno. Di rapporto con il passato, dialogo intergenerazionale, rapporto con i nostri genitori, i nostri nonni e anche sul paesaggio, purtroppo che cambia, noi abbiamo vissuto, stiamo ancora vivendo gli effetti della vicenda Xylella, eccetera. Questa è una storia che parte dalla generazione dei nostri nonni, passa da quella dei nostri genitori e arriva a noi ed è una vicenda abbastanza esemplare. Giù cantato, lupo da voltai qua giù cantato. E se sbaglio la terra mente fottu, io me ne fottu, e se sbaglio la terra mente fottu, la moda della nostra non per ora, stai tutta china de spazzatura, e zon, se uscire nasito, e se non te dai da fare le conseguenze le vai tu, e zon, se uscire nasito, e se non te dai da fare le conseguenze le vai tu. Mo ci l'ha fatto, sia benedetto, ci l'ha fatto. Importante che lo profitto, e te non resto mente fotto. Io mente fotto, e te non resto mente fotto. E zon, se uscire nascito, e se non te dai da fare le conseguenze le vai tu. E zon, se uscire nascito, e se non te dai da fare le conseguenze le vai tu. Thank you.
l'amo sguagliato, senza vergogna l'amo sguagliato. E poi tutto quanto velenamo, lì soldi tocca con li mangiamo. Con li mangiamo, con li mangiamo, lì soldi tocca li mangiamo. E so, non siamo uscite da sicchio, e se non te dai da fare le conseguenze le paghi tu. E so, non siamo uscite da sicchio, e se non te dai da fare le conseguenze le paghi tu. Affascinante dello scorrere del tempo è legato alla velocità e alla percezione del passare del tempo, perché in fisica quantistica gli studi più recenti hanno in qualche modo portato avanti l'assunto che il tempo fondamentalmente, per le grandezze fondamentali che descrivono il mondo, è una variabile che non esiste, è ininfluente. E d'altronde anche la percezione del passaggio del tempo cambia, non è qualcosa di cronometrico che può essere considerato come un perfetto, diciamo, orologio che scandisce e divide il tempo in parti uguali, perché la velocità viene influenzata da vari fattori come la gravità terrestre, l'altitudine e così via. Ma anche vari filosofi hanno dimostrato come la soggettività della percezione del tempo sia qualcosa di totalmente reale e incontrovertibile. Ad esempio, uno degli esempi più belli che ha fatto per provare questo punto di vista l'ha fatto Sant'Agostino, e ha collegato la musica al tempo per capire quello che avviene dentro di noi quando ascoltiamo un pezzo musicale. Per noi comprendere un brano musicale sarebbe impossibile se non avessimo in contemporanea la percezione della nota che avviene in questo momento, e il ricordo della nota precedente e l'anticipazione di quella successiva. Senza questi tre momenti in testa allo stesso tempo noi non potremmo comprendere assolutamente un pezzo musicale. Quindi Sant'Agostino dice: non devo farmi ingannare, non posso convincermi, cioè il tempo è sicuramente qualcosa di soggettivo. Ma senza scomodare scienziati, fisici o filosofi, direi che per noi è già molto chiaro che il tempo sia qualcosa da cui velocità viene influenzata dalle nostre emozioni, ad esempio, perché quando vediamo camminare verso di noi una persona che amiamo, il tempo è come se rallentasse fino a quasi a fermarsi. Quando cammini tie. Si contusa, veramente che la vuoi di fare? Ogni capigiunci, puerti una rosa, e forse me l'hai fatto innamorare.
chide, nani una serpe, quale vittore te li pose fare? E c'era vittore io, e vingeria, non li trattude di emendiate fare. Alle gambere mei, poi vendeli a portare, e notte e giorno mendeli a guardare. Ci qualche giorno io, mascheri ammalato, non li tratto guardare in sanaria. Ma proce scotino, ma ti venesco di niente, ti voglio fare una cori, guarda per mani, sì, che mo,
stelle se andiamo fuori, o di cane esca di niente, e di pane pleo una cori, arte poi mavi, si che muovo, se le che andiamo fuori. Emanuele Licci. A proposito dell'importanza di una comunità sana, solidale, come quella di questo paese, pensate che il potere dello stare insieme, del prendersi cura gli uni degli altri, è qualcosa di veramente impressionante. Anche nel caso del tarantismo, ad esempio, la Taranta era questo ragno leggendario che attraverso il morso ti faceva entrare dentro una sofferenza, un male di vivere irresistibile. Purtroppo non c'era nessun modo per vivere felicemente se non quello di fare un rituale fatto da musica, danza, colori, odori, altri elementi come funi, lenzuola, specchi, dipende poi dai vari casi, in alcuni anche l'intermediazione di un santo, nel caso di quelle volte in cui c'era San Paolo. Ma nessuno di questi elementi peso a sé stante era un ingrediente sufficiente per garantire la guarigione, perché di questa profonda frustrazione, di questo profondo malessere, l'ingrediente più importante era la partecipazione viva e vibrante della comunità. Chi si riuniva accanto a chi stava soffrendo, e questa persona non veniva mai lasciata indietro, non veniva abbandonata, e anzi veniva reintegrata attraverso questo rito. Anche quando nella seconda metà del XX secolo, alla fine di questo fenomeno, tarantato in casa era come avere un pazzo, e quindi essere fondamentalmente additati come la famiglia in cui c'era un isterico, un pazzo. Eppure anche in quegli ultimi casi queste persone non venivano abbandonate, e anzi curate. Oggi il tarantismo non esiste più, ma se la Taranta è questo simbolo di un demone, di un malessere che ci viene dentro, beh, noi abbiamo i demoni dei giorni d'oggi da esorcizzare. La Taranta non è morta. Quello che abbiamo perso è il rituale, questo sistema che ci si curava insieme. Perché se balli solo, non ti puoi curare. Thank you.
Enrico Salentino. Grazie. Cerco la mia meridiana per dare un senso al tempo, alle corse, alla pazienza, che mi mostri le ombre, le allunghi sul cammino. Non cerco un orologio, un ritmo concordato, comodo il ticchettio, ma inadeguato. Quanto mi dura dentro il suono del tuo canto, trovo la mia meridiana, bussola nel buio, filo in questo labirinto, lo impugno quando avanzo, sicuro del ritorno. Non cerco una clessidra, una data di scadenza, tu che muovi i primi passi danza. Quanto dura il tuo sorriso se poi diventa il mio meridiana, il tempo che mi serve per arrivare a te. All'avventura e mi ti rifugi stretto. Quanto dura sulla pelle il calore del mio abbraccio, meridiana, meridiana, il tempo che mi serve per arrivare a te. Tondo. Ascolta,
se non vuole attaccio un ciega sentici tutti parlano ma quante parole le pare a mie gamma non te serve chi ne capisci te qui giù a parli c'è bulia con la spiccia non c'hai su tutti i professori noi sì che devo dover la politica pure de politica e religione l'importante è un edicitante poi non c'è mai fine ca mai sia de pedagogia musica pure botanica e medicina io non saggio come aggiustare me sta dole la capo non ci la faccio facevo tutti quanti nulla chianti sto me dormenti dico ma dai guardato non tenio pace cam su co pace co faccio la parte co ci non me piace dopo di la porta su dalla luce ne sta dole la capo non chiama tanta c'è me da noia non ci la faccio non chiama tanta c'è me da noia ma quando devi succinare ci sei a quale mano quando devi giungere a respirare occhio me detto di ciarmati noi noia ma tanta c'è me da noia noia ma tanta c'è me da gioia noia ma tanta gioia ma tanta Thank you.
Alla fine dello spettacolo. Potrei fare battute, ma evito. Thank you.
canzoniere grecanico salentino. Grazie Zollino. Grazie alla saga della Sceplasti, a Marco, dell'Anna, a tutti gli organizzatrici e gli organizzatori. Grazie a Roberto Panareo e a tutti i tecnici che hanno lavorato questa sera con noi. Sempre da qui vicino, dalla Crescia Salentina, voce, chitarra, Buzzucchi, Emanuele Licci. Quasi chilometro zero. Come la scelta, flauto, armonica a bocca, zampogna, basso, clarinetto, Giulio Bianco. Percussioni, castagnette, melodie, testi, alla voce Alessia Tondo. All'organetto e a tanti contenuti, Massimiliano Morabito. Alla danza, Silvia Perrone. Voce, tamburo, tutta la nostra energia, Giancarlo Paglialunga. L'ottavo elemento che non vedete ma sentite, al suono, Francesco Aiello. Il cuore del canzoniere grecanico salentino, Mauro Durante. Il ringraziamento più grande, veramente di cuore, va a voi. Vi abbiamo anche visto cantare con noi moltissime canzoni questa sera, anche addirittura alcune che non avevamo mai visto cantare anche con il labiale, di quelle più nuove. Tutta memoria, vero? Veramente complimenti e grazie di cuore. Bravi! Thank you.